Ciao raga, buonasera e benvenuti in questa nuova esplorazione. Siamo sempre in notturna, siamo sempre con Manuel. Ciao ragazzi. Non so se è uscito l'altro video, se non è uscito è perché l'altra video faceva veramente cagare. Bravo. Detto questo, dietro di voi, quindi davanti a noi, c'è una villa invece che parrebbe essere molto interessante questa. Devastante. Devastante. L'ha fatta un paio di tempo fa e devo dire che merita. L'ha fatta un paio di tempo fa, quindi ci fidiamo di lui. Sì, sì, sì. Speriamo che vada tutto bene e che non ci fermi in carabinieri e non ci arresti nessuno. No, vai tranquillo. Ah, va bene, quelle che piacciono a me. Io sono i cartelli che ci piacciono a noi, pericolo di crollo. Raga, visto che non so se è uscito l'altro video, mi scuso già in anticipo per la scarsa visibilità, ma non era in programma a far video perché sono in Calabria per un altro motivo io. Ah, ma qui siamo già dentro? No. Allora cazzo passi lì. Io passo qua in mezzo alle mangrovie. Vai. Sì? Io? Ah, uguale. Madonna. No. Ti capisco. Bello qua però, eh. Qui stavano bene questi qua. Erano pieni di soldi questi qua. Cazzo, ragnatela. Se non ricordo male si entra da qui però. Sì, esatto. Cos'è quella cosa lì? Si entra esattamente da lì. Ah, pensavo fosse più easy. Ti ho detto che era un po'. Ah, poi proprio sull'Eternit, così alla zigana. Ma non c'è un passaggio un po' più easy? Eh? Non c'è un passaggio. No. Io come faccio, scusa? A me mi sa che non mi regge mica. Oh, bello raga, mani nude, senza maschera, sull'Eternit. Bene qua, eh. Cosa c'ho in testa qui? Sembrava della merda. Mi tieni il telefono, provo di... Aspetta un attimo. Raga, questo secondo me muoio. Diciamo che non hai l'outfit ideale per fare urbex. A parte quello non ho neanche l'agilità. Signori, Bornello, che ne dici di questa entrata? Porco Dio. Devastante. Oh, porco Dio. Porco coglioni. Stasera mi hai portato nei posti peggiori d'Italia. Oh, bene qua. Ma questa ragazzina è qui così? Questa qui, credo non entrino da un paio di mesi in questo posto. Cioè non entrino i in questo posto. Cioè non entrano i proprietari, dici? No, altri urbex, perché la villa sicuramente è abbandonata da almeno una ventina d'anni, se non di più, forse molto di più. Sopra. Ti lascio il telefono. Bene qua. Bella! Bravo, vabbè. Cos'è? Che... Un femore? Sono delle radiografie. Sì, questo qui è tipo il ginocchio, penso. È spaccato, poi vedi qua che c'è scritto. Aspetta. Si capisce un cazzo. Ok. Nato nel agosto, 60, 86. Agosto del 96, 86. 86. Sì, comunque. Quindi... Ma guarda quante ne ha fatte! Guarda qua la spina dorsale! Questo penso che sia il culo, tipo questa zona qua. Questa qui è la... Sì, la parte lombare. È sempre il gimbro di prima, vedo il nome. Tra l'altro, ragazzi, prestami un secondo il tuo telefono. Tieni, fai quello che vuoi. Perché non vorrei dire, ma questa cosa è particolarmente inquietante, ragazzi. Aspettate. Cos'è? Ah, la testa lì. Ma c'è sempre stata questa qua? No. Ah, novità. Ho sentito un rumore. Aspetta.
massimo di un passo sopra. Spero tanto di no. Oh, se qualcuno... Io mi dissocio. Io mangio la testa di sta bambola stasera, proprio. C'è ancora lo spray. Ma dai, cos'è? Aspetta, spray? Enrico spray silicone indicato. Comunque... Per proiettare. L'ex proprietario... Sì. Figo, Non utilizziamo come deodorante, per quello che sia. L'ex proprietario di questo posto probabilmente era... pieno di soldi. È comunque malato, perché ci sono veramente tante radiografie. Io continuo a... Ale, tieni il telefono perché devo farci due foto. A questa... Tieni te, dai. Dai, lo faccio dopo. L'impossesso del canale di Bornello, ragazzi. Da oggi in poi ci sarà una nuova collaborazione. Passerò io a seguire il canale di Bornello, signori. Assolutamente. Devo un attimo adeguare. Qui dopo che amo, mi sembra fuori. Sentito? Ma c'è piano sopra qui? Se non ricordo male, sì. Guarda qui, guarda. Sì. Io non ci vengo più di là. Mi sono rotto il cazzo. La gente chiede sempre a gran voce. Notturne. Notturne, vaffanculo. Dovete... Ti ho detto che mi impossesso del tuo canale solamente per le notturne. Sì. Che io adoro fare. Sì, io preferisco muovere le mani. No, bellissima stasera. Oh. Cos'è questo? Di Capitan America? E lì ce l'ha? No. Cazzo, no. Mi guardavi strano. Bene. Tra l'altro, ragazzi, non vorrei dire una cosa, ma... Cioè, c'è un po' di Venezia, in rialto. San Marco, la Basilica. Per un momento mi sento a casa, ragazzi. Eh sì. Da Catanzaro. Da Catanzaro direttamente qui. Messa un po' male. Ci hanno fatto un po' di robe. Vedi che c'è anche un bastone, alla vecchia. Sì. È presa molto molto male. Però questa stanza qui è devastante. Questa qui è proprio la mia preferita in assoluto. No, non ci credo, guarda sopra di te. È imballato io. No, raga. Questo qui, se ti punge... Quello ti stacca il cazzo, tipo la mia velina. Questa cos'è? Una radio che box, tipo? È una radio... No. E che cazzo è? Ma sì, no. Panoramica. Panoramica... Ma sì, vedrai che sia tipo una radio... Una stufa! Ah, no, è una stufa! Vedi che c'è la canna a fumare lì? Follower di Bornello, aiutatelo a capire... Allora, io adesso vorrei dire una cosa, però non la dirò perché sennò devo tagliare il video, quindi per evitare i tagli, okay. Te la dico dopo. Va bene. Non ricordano. Va bene, va bene. Ascolta, finché tu esplori, sì. Io quasi quasi farei due foto, perché... Ah, però bisogna che ti seguo, perché non ho la torcia, non ho una minchia. Vorrei ricordarti che siamo andati a Poveglia di notte. Sì, è vero. No. Poveglia è un po' peggio, forse. Poveglia... un po' più inquietante. Sì, un po' più inquietante. Tra l'altro, forse ti ricordi che avevamo sentito i rumori, cascare... Sì, e robe. Minchia, pesissimo. Però dobbiamo tornarci. Quindi, ragazzi... Sì. Se questo video arriva, scegli tu un numero di like. Non deve essere 50.000, perché tanta gente non clicca, che ha paura di cliccare, pensa che sia pagamento. Arriviamo like. Almeno a 20.000 like. Secondo, se ci voglio 20.000 like, ragazzi. Ma va a cagare, non ci torniamo mai più allora. Per il veneziano voglio 20.000 like, altrimenti non mi vedrete più in questo canale. Non vi porterò più in notturna. Aspetta, raga, che vi porto invece con me in questa stasera Samu in esplorazione con me. Vediamo se risponde. Eccolo! Ciao Jim Bro, dove sei? Dove sei? In camera. Saluta i nostri followers. Ciao ragazzi, ho un po' di... Ah, è vero che c'è il Covid adesso? No, il Covid no, però sto da cazzo, tipo. C'è raffreddore. Oh, merda! No, ti vedi nello schermo, non sei bellissimo. Oh, siamo in una villa incredibile. In una villa, guarda qua. Ma dov'è? A Catanzaro. Ah, bello. Dopo te lo dico fuori onda. No, non mi lasciare da solo, zio. Sì, ma vi vedono con tutte quelle luci, stro.
No, no, siamo chiusi dentro casa, vai tranquillone. Guarda qui che capo, che canna a fumare che avevano, che cappa. Bello qui, eh. Bello. Qui c'è un benessere qua che non ho idea. Ma ci sono altre stanze o è solo quella lì, un bagno? No, quella cosa è una bara. No. È un frigo, cazzo dici? No, quello è legno, coglione, no, però hai. C'è una Lamborghini, una Urus. Eh sì, forse in garage sì. Ah no, dopo io esco da lì, zio. Non si esce lì. Da qui sì, però. Ma la cosa più bella di sta casa cos'è? La cosa più bella... La bambola che vado a fotografare. Sono le robe dentro, che è pieno di roba dentro. Te la spoileri così. Cos'è, la testa di un bambolotto? Sì, tipo. Sembra quella tipa con cui sei andato sabato sera. Ah boh, sono metto giù. Bella questa cosa. Bravo zio. Raga, quindi se non seguite su Instagram sapete cosa fare per andare a vedere i posti che visita lui. Esatto. E per andare a vedere le dirette che facciamo ogni tanto. Dove è Manu? Sei che tutto inchiodato sei. Ah, sei buono. Ciao. Ciao bello. Ciao Samu, ciao ciao, ci becchiamo. Allora raga, siamo giunti al termine dell'esplorazione, più o meno vi abbiamo fatto vedere tutto, considerate che abbiamo fatto molto velocemente, comunque questa è la stanza con i raggi eccetera che vi ho fatto vedere prima, questo è il bagno che non mi ricordo se ho saltato, comunque veramente figo, ma il problema grosso sono tutte queste cazze di ragnatele che, come sapete, io sono aracnofobico e mi prende veramente male. Una imballata di ragnatele, sì. Di ragno. No, no, non l'avevo vista questa. Guarda qui. Fantastica. Bella, eh. Poi guarda lì che opere d'arte, sì, proprio, sì, i ragni, sì. Pazzesco. Poi niente raga, questa è la cucina con la cappa della Madonna che avevo fatto vedere prima. Porca miseria, qui si passa sempre sopra. Poi, questo è tipo il garage, lo scantinato, no, dentro la destra non c'era niente, sempre dei rottami e robe. Poi che altro far vedere? Ah, questa è la cucina bellissima di cui prima non ho praticamente parlato, a parte della stufa qua o quel che è. E qui praticamente ho visto una cosa bellissima, quell'elefantino lì in ceramica, davvero una figata. E poi niente raga, questa era la stanza con gli stivali eccetera, e questa era quella roba strana che abbiamo visto prima, tipo una scrivania per i bambini, boh. Abbiamo visto tutto, sì, non c'è il piano in sopra, un vero peccato. Bello sto salotto qua. Inizio del caffè. Allora, fai il vero urbexer, adesso sai cosa devi fare? Tirarla in terra. Aspetta, perché non mi dissocio da questo. Hai visto qui su? Aspetta, dopo mi racconti la tipa, ma hai visto qui su che bello? Sì. Figata. Dicevi? No, conosco una tipa che si diverte a spaccare, sì, cose in urbex. Ma... Vabbè, non dire il nome, eccetera, perché dopo sennò mi infamano a me. Sì, sì, non voglio problemi. Raga, quindi anche questa sera giungiamo al termine di questa esplorazione. È stata bella. Sì. Interessante. Figato se è stato strano, aver sentito quei passi, sì, sopra. In realtà non c'è un piano superiore. Detto questo, raga, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, un commentino, seguire lui su Instagram ed iscrivervi al nostro canale. Soprattutto che... iscrivetevi al suo canale perché porta delle esplorazioni devastanti, ragazzi. È abbastanza interessanti, dipende dai giorni, ma tendenzialmente è abbastanza interessanti. Più che altro sapete cosa c'è di bello, che facciamo sempre i coglioni. Cioè, questo è un tocco di classe. Sì, ci vuole però della finezza, perché non è che puoi fare il coglione al manicomio. Lui c'ha... Non è che puoi fare il coglione al manicomio, certo. Perché c'è gente che ha sofferto, quindi c'è magari lo puoi fare, ma devi essere limitato. Raffinatezza, esatto. Da questo ragazzo. Empatia. C'ha raffinatezza. Chiamatemi Nino, dove poi. Nino D'Angelo. Perché Nino D'Angelo? Bornello D'Angelo. Si chiama Nino D'Angelo? Sì. Boh. Hai dubbio? Va bene, raga. Restate con me. Santa Madonna. Ci becchiamo alla prossima sera. Ragazzi, alla prossima. Ci becchiamo al prossimo video. Ciao. Paperissima sprint. Io non voglio morire. Dove ti sei buttato?